Dalle torte fatte con i pannolini alle bomboniere realizzate con materiali da riciclo, dal vetro artistico al riciclo di bottiglie. L'ingegno delle donne è infinito e originale ed è in grado di far nascere delle microimprese, valorizzare la creatività femminile che dal nulla dà vita a splendide opere d'arte. Un modo, in tempi di crisi, di muovere l'economia, inventando nuovi lavori. È quanto si è proposto il Comitato Imprenditoria Femminile presieduto dall'onorevole Orietta Baldelli, che nella sala consiliare della Camera di Commercio di Fermo ha ospitato le testimonianze di tante creatrici imprenditrici. Miriana Cipriani, Mia Atelier, e delle tue creazioni sia a livello di abiti da sposa ma anche delle creazioni artigianali, quali sono? Ce le racconti, ce le spieghi? Dunque, la creatività in ingegno e creatività oggi sono a presentare le bomboniere, le cosiddette un po' utilizzate, non riciclate, perché comunque sono tutti materiali che sono degli avanzi che non vorremmo mai, ecco, sprecare o buttare, quindi vengono utilizzati per fare delle bomboniere con dei fiocchetti merletti, capelli in diversi materiali. Quindi sono tutti gli avanzi o delle piccole parti che avanzano degli abiti da sposa, gli abiti da sposa che sono 100% made in Italy, fatti interamente a mano, artigianali e soprattutto fatti una volta e poi basta. Quindi la particolarità e l'ingegno oggi è questo, di avere dei modelli che sono anche un minimo, così dire, riutilizzabili e possono avere più facce. Laura Vitali realizza creazioni con i pannolini, una cosa piuttosto originale, come nasce? Creazioni con i pannolini, sì, sono appunto delle composizioni con pannolini per neonati che nascono proprio da una mia esperienza personale, perché da quando sono diventata mamma, trovandomi proprio a contatto appunto con i pannolini e con i vari oggettini che si usano per i neonati, mi è venuta l'idea di provare a farci appunto delle composizioni, e quindi ne vengono fuori queste creazioni che possono essere, ho qui una moto di pannolini oppure la classica forma a torta, e arricchite poi con tutti gli oggettini che possono essere utili per il bimbo, quindi body, bavaglini e altri gadget che vanno ad arricchire questa composizione. Un'idea regalo? Un'idea regalo, sì, molto utile, perché i pannolini vengono appunto utilizzati, e originale perché si presenta in maniera, ecco, creativa. Elisabetta Rossi dell'associazione Wimped, che cos'è, quando è nata e che cosa si prefigge? Allora, l'associazione culturale Wimped è nata qualche anno fa e si prefigge di promuovere nel territorio dei corsi di formazione sulla sicurezza online, corsi di prevenzione alle insidie del web, indirizzati a nonni, genitori, insegnanti, ma anche e soprattutto ai ragazzi, quindi probabilmente qualcuno di voi già ci conosce, perché sono da alcuni anni che promuoviamo questi corsi nelle parrocchie, nei comuni e anche nelle scuole. E a proposito, Antonella Napoletani, avete realizzato proprio un opuscolo, un libro informativo sui rischi web per i bambini. Sì, infatti il nostro libro è Jacob nel mondo virtuale, come potete vedere, è proprio un libro illustrato sulla sicurezza online. Abbiamo fatto sì che questa fiaba si rivolga non solo ai bambini ma anche agli adulti sull'uso consapevole e responsabile di internet. È un libro illustrato, quindi aiuta anche alla comprensione del testo, ma oltre ad essere una fiaba, anche una parte finale dedicata non solo ai genitori ma anche agli insegnanti, a tutti gli formatori, con elencate le azioni per navigare consapevolmente e in maniera sicura. Anche un glossario dove abbiamo spiegato tutte le paroline dal punto di vista tecnico informatico utilizzate. Una cosa importante che ci preme sottolineare è che è una fiaba che parla però di software, di programmi che esistono realmente nel mondo informatico. L'onorevole Orietta Baldelli, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Fermo, che si è fatta promotrice di questa bellissima ed interessante iniziativa. Lei ha sempre voluto valorizzare la creatività delle donne. Sì, assolutamente, io ci credo tantissimo. Cioè, io credo veramente che la nostra società possa attingere
dalla creatività e dall'ingegno, soprattutto dalla capacità di mettersi in gioco, dal non piangersi addosso, dal non pretendere che qualcun altro faccia qualcosa per noi, ma dal fare noi qualcosa per gli altri. Ecco, questo è un po' il mio credo. Io devo ringraziare anche il presidente Di Battista che ci ha consentito di avere tutte gli organi di informazione per poter divulgare, perché questa giornata è una giornata, vuole essere una vetrina per persone che non avranno probabilmente la possibilità di fare pubblicità a se stesse e alla propria attività. Alcune persone sono straconosciute perché fanno mostre eccetera, voi avete visto il livello è altissimo, stasera è stato veramente un livello altissimo di partecipazione e abbiamo visto l'arte che praticamente è nascosta nel nostro territorio ed è stato veramente emozionante. Quindi grazie al presidente, grazie a tutte le componenti del comitato che veramente si sono date da fare per scovare ognuna nei propri territori, nei propri comuni, le persone che fanno le cose più strane, che di queste cose strane ne hanno fatto un'attività. Insomma, questa è stata una serata all'insegna della creatività, del bello, dell'artistico e soprattutto all'insegna delle donne. E io sono a casa mia. Sandro Coltrinari, vicepresidente della Camera di Commercio di Fermo, ente che promuove la creatività, l'estro, la fantasia, anche come dire del genere femminile, che in questo caso oggi abbiamo visto esplode, nel senso che è veramente ricco di iniziative, di idee. Assolutamente sì, abbiamo un comitato Impresa Donna molto attivo e dinamico, composto da persone veramente eccezionali che hanno messo in piedi un evento che ha dato risalto a delle eccellenze che noi in qualche caso non conoscevamo nemmeno. Quindi è stata un'iniziativa che ha permesso anche alle imprenditrici che hanno esposto le loro esperienze originali di conoscersi e ha consentito loro anche di capire le realtà di altre imprenditrici, e questo secondo me è importante sia per loro sia per la Camera di Commercio, che ha l'obiettivo comunque di divulgare sempre di più, ecco, la creatività, l'ingegno di queste persone che ogni giorno riescono a portare avanti i loro obiettivi anche in un momento di difficoltà come questo. È sicuramente uno straordinario esempio per i giovani, anche per chi vuole creare un'impresa, consapevoli che da un'idea originale si può creare qualcosa di nuovo, qualcosa di stimolante anche, che dà soddisfazioni non solo economiche. Grazie per aver condiviso.